Joppolo oggi ha voluto ricordare le vittime di mafia. Oggi è il 28° anniversario della strage di Capaci, in cui ricordava poco fa padre Portella, persero la vita il giudice Falcone, la moglie e i tre agenti della scorta. Abbiamo voluto aderire a questa iniziativa fatta dalla Fondazione Falcone come Comune di Joppolo, e io intanto voglio ringraziare tutti per la vostra presenza, perché Joppolo ogni anno aveva organizzato una marcia chiamata per ricordare e non dimenticare tutte le vittime innocenti di mafia. Abbiamo un elenco che supera forse i 1000, perché gli anni 80 e gli anni 90 sono stati per la nostra patria degli anni in cui c'è stata una carneficina, in cui sono morti giudici, sono morti giornalisti, forze dell'ordine, chiunque metteva in discussione quello che era il potere del sistema mafioso veniva ucciso. Anche qua nella nostra provincia io voglio ricordare tanti che hanno perso la vita, dal maresciallo Guazzelli al giudice Livatino, al giudice Saetta e tanti e tanti altri. Ora, il fatto di in questo momento vedersi, avere un momento di riflessione, anche se in pochi, è importante. Il non dimenticare, il cercare di riflettere, il cercare di essere sempre e dire no a qualsiasi tipo di tentazione e combattere la mafia. Signor Sindaco di Joppolo Giancaxio, gentilissima Presidente del Consiglio Comunale, signor Maresciallo della Caserma dei Carabinieri, gentili autorità civili e militari, cari concittadini, in questo 28° anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta, noi tutti, nonostante la seconda fase della quarantena del coronavirus, non vogliamo dimenticare la realtà di quella strage e delle altre che si verificarono in quel tempo. Quelle morti di illustri cittadini spinse tutta la popolazione di allora e anche di dopo a dire basta a quelle connivenze tra centri di potere e mafia che avevano favorito l'ascesa di gente disonesta e del malaffare. La commemorazione della morte di Falcone e delle altre vittime va intesa quindi come un richiamo rivolto a tutti noi per riflettere sull'impegno che oggi dobbiamo avere per continuare a vigilare e a prodigarci perché la mafia venga lottata, affinché non riesca ad avere il profitto illecito insinuandosi fra i poteri dello Stato e i poteri delle grandi imprese economiche dell'Italia e del mondo. Questo è il significato della manifestazione che stiamo facendo, per far trionfare la giustizia e la pace in mezzo a noi e in tutto il mondo.